Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia. Il Signore è con te». A quelle parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La liturgia ci ripropone l'annunzio dell'Arcangelo Gabriele alla Madonna. Ogni volta che noi celebriamo una festa della Madonna, oggi è la festa della Madonna degli Angeli, ed è giusto che noi celebriamo le grandezze che Dio ha operato in Maria, a cominciare dalla maternità divina. La Madonna è consacrata a Dio, appartiene tutta a Dio per propria scelta. Ma Dio unisce un'altra scelta che è unica. La consacrazione può essere voluta e compiuta da tantissime donne, e sono, direi, centinaia di migliaia, se non milioni, le donne che si consacrano a Dio per servire il Signore e i fratelli tutta la vita. Ma la maternità divina, che è la scelta di Dio, è irripetibile. Dunque la Madonna è la benedetta fra tutte le donne. Il cielo incomincia l'Ave Maria, Elisabetta la continua, la Chiesa la celebra ogni giorno, e ogni fedele che conosce l'incarnazione di Cristo conosce la maternità di Maria, e quindi celebrando e adorando Cristo celebra e venera anche la madre di Gesù. La Chiesa è consolata, come Maria è consolata per l'incarnazione. La Madonna canta il suo Magnificat perché è ben consapevole del grande dono che Dio ha fatto a lei e per mezzo di lei a tutta la Chiesa e a tutta l'umanità. Piena di grazia significa che lei non è stata mai sfiorata dal male. C'è il Signore è con te. Il sacerdote vi augura ogni volta che celebra il sacrificio di Cristo che voi viviate in Cristo, vi dice: sia con voi il Signore. In Maria c'è il Signore, non si può concepire la vita e la santità di Maria senza vedere in lei, intorno a lei, sopra di lei,
questa presenza operante e prodigiosa di Dio. Le parole dell'Arcangelo sono così grandi e così tutto sommato chiare che Maria rimane turbata proprio perché è chiaro quello che l'Arcangelo ha detto. E lei sa che nella sua condizione di consacrata non può essere madre, umanamente parlando. Ma qui l'angelo chiarisce il mistero. Non saranno uomini a toccarti, sarà lo Spirito Santo, la potenza di Dio, l'amore onnipotente di Dio. E tu concepirai il Verbo di Dio. Ed ecco che questa maternità è la ragione per cui dal cielo si incomincia a venerare Maria. Sono gli angeli e l'Arcangelo Gabriele. Nessun altro, prima dell'Arcangelo Gabriele, può dire alla Madonna quello che ha detto lui. È il messaggio che viene direttamente dall'Arcangelo, che è il messaggero di Dio. E allora la Chiesa imparerà a meditare queste grandezze della Madonna, ripeterà le stesse parole della Madonna. Lei l'ha detto, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e la prima cosa che ha fatto l'Onnipotente è quella di conservarla nel suo concepimento naturale, senza il peccato. Lei non conoscerà mai la pena, l'orrore, la paura di chi invece conosce il peccato. Non conoscerà neanche la morte. Non può colpire la morte del corpo chi non è stata colpita dalla morte dell'anima. E allora preservata dal peccato, preservata dalla morte, è resa regina del cielo e della terra. E quando diciamo del cielo, diciamo innanzitutto gli angeli. Gli angeli sanno che la loro regina è Maria. Dicono i padri, quindi è una tradizione nella Chiesa, che il Signore abbia messo a custodia di Maria 1000 angeli. Possiamo accettare l'idea, anche se non possiamo definire questa affermazione come verità assoluta, però è da immaginare che un esercito di angeli custodisce la Madre di Dio, l'aiuta in tutti i momenti, in tutte le necessità. La Madonna è stata una donna che è passata sulla terra, che ha fatto i lavori che fate voi donne, tutto quello che serve per la casa, quindi ha lavato, ha cucinato, ha cucito, e ha avuto rapporti di amicizia con le altre persone. E quando la cugina Elisabetta ha avuto bisogno, lei è partita a piedi, festinanza, dice il Vangelo, proprio in tutta fretta, è andata ad assisterla fino a quando non è nato Giovanni Battista. E la Madonna assiste la Chiesa fino a quando non finirà questo mondo, fino alla fine del mondo. Abbiamo questa materna protezione di Maria. Ma non immaginate una nicchia dentro una statua, noi le rivolgiamo una preghiera. Immaginate l'anima viva, l'anima gloriosa, la regalità di Maria a servizio di ogni servo di Dio. È la regina che serve il servo o la serva, non viceversa. Infatti è questo lo spirito del Vangelo, e figuratevi se non è Maria la prima a osservare il Vangelo. Quando San Francesco, nella pianura di Santa Maria, attuale Santa Maria degli Angeli, andava a pregare, lì c'era tutto un bosco di lecci, di querci e pini, e Francesco beatamente passeggiava, camminava, contemplava e lodava Dio. E lì ha ricevuto le prime volte la visione della Madonna con tanti angeli, gli angeli, gli angeli. Sentiva cantare gli angeli di qua, di là. E come è avvenuto a Pietrelcina,
il parroco, Don Salvatore, passeggiando la sera dopo i vespri con Padre Pio, con Fra Pio allora, sentiva il canto degli angeli. E Padre Pio, Fra Pio sentiva questo canto degli angeli e l'ha detto anche al suo sacerdote. E a Santa Maria degli Angeli, gli angeli erano lì. Perché? Perché in quel luogo Dio avrebbe concesso un dono nuovo fino ai tempi di San Francesco per lucrare l'indulgenza plenaria, cioè il perdono totale dei peccati gravi o lievi, e bisognava andare a Compostella o a Gerusalemme, in Palestina, in Terra Santa, tant'è che i cardinali dissero al Papa, il quale aveva detto: oh, va bene, ti concedo quello che hai chiesto, l'indulgenza plenaria per chi va lì e prega e si confessa. Allora i cardinali hanno detto, signore, al Papa, signore, ma questo non è mai successo, perché se si apre un altro luogo per acquistare l'indulgenza, comodamente, Assisi, al centro d'Italia, e nessuno fa più il sacrificio di andare in Terra Santa o fino alla Spagna. Ma il Papa rispose, io l'ho concesso e quello che ho concesso non lo ritiro. L'ha chiesto, l'ha ottenuto. Chiunque, dice San Francesco, viene qui pentito dei peccati, si confessa, possa ottenere la misericordia di Dio pienamente, fino a riconquistare l'innocenza battesimale. L'innocenza battesimale, io lo chiedo ogni giorno questo dono, Signore, ridonami l'innocenza battesimale, cioè che io possa far conto di non aver mai sporcato l'anima mia, perché tu lavi tutto quello che ha invece macchiato il mio spirito, la mia anima. Questa attuazione piena e perfetta della misericordia di Dio è l'oggetto della preghiera di San Francesco d'Assisi. Questo chiede San Francesco: ogni anima torna all'innocenza battesimale, bella bianca, come bianche erano le vesti di Gesù sul Tabor. Ricordate, dicono gli evangelisti, che Gesù apparve con veste così bianche che nessun lavandaio, San Marco dice proprio questo, potrebbe renderle così bianche. Ecco, la misericordia di Dio renda l'anima nostra bianca, sia un biancheggio divino, per cui gli angeli possono esultare, non soltanto dicendo a Maria che è la piena di grazia, ma anche gli angeli che sono intorno a noi, l'angelo custode, esulta, perché può dire a Gesù: grazie Signore, perché hai concesso a questa creatura che io amo tanto l'innocenza battesimale, l'hai purificata, l'hai resa degna della tua purezza infinita. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: